Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia menopausa. Nonostante sia caratterizzata da notevoli cambiamenti nell'organismo di una donna, alcuni dei quali possono anche necessitare di farmaci per essere risolti, la menopausa non è una malattia. È un passaggio naturale e obbligato con cui ogni donna nella propria vita si trova a confrontarsi. Coincide infatti con la fine del ciclo mestruale e della vita riproduttiva femminile. Si definisce menopausa l'ultima mestruazione della donna. La donna è in menopausa quando è trascorso almeno un anno dall'ultima mestruazione. Che cos'è la menopausa? Si parla di menopausa quando le mestruazioni cessano definitivamente e in modo irreversibile, mentre il periodo che precede e segue la menopausa, di durata variabile e caratterizzato da una complessa sintomatologia fisica ed emotiva, tra cui le note vampate di calore, ma anche sonno disturbato, irritabilità, tristezza, ansia, viene indicato come perimenopausa. Si definisce invece climaterio il periodo di transizione tra la vita riproduttiva e la menopausa. La menopausa è fisiologica quando avviene tra i 48 e i 52 anni. Quali sono le cause della menopausa? La menopausa si verifica a seguito della cessazione di produzione, da parte delle ovaie, degli ormoni riproduttivi, estrogeni. Quali sono i sintomi della menopausa? Alcune donne entrano in menopausa senza particolari fastidi, quasi senza accorgersi dei mutamenti a cui va incontro il proprio organismo, mentre altre manifestano sintomi che possono anche essere importanti. La fluttuazione, prima, e il calo, poi, dei livelli degli estrogeni, sono infatti responsabili di diverse modificazioni fisiche e psichiche definite, nel complesso, sintomi della menopausa. Oltre alle alterazioni a carico del ciclo mestruale, i primi sintomi correlati all'insorgere della menopausa sono quelli legati alla carenza degli ormoni estrogeni, vampate, sudorazioni improvvise, tachicardia, insonnia, repentini cambiamenti d'umore, ansia, depressione, modificazioni della libido, difficoltà alla concentrazione. Sono sintomi a medio termine la distrofia delle mucose vulvo-vaginali e dell'apparato genito-urinario. La sintomatologia più tardiva, che insorge generalmente dopo alcuni anni dalla menopausa, comprende l'osteoporosi e l'aumento del rischio cardiovascolare. Vi è inoltre una ridistribuzione del grasso corporeo, con modificazioni dell'aspetto fisico e una tendenza all'aumento ponderale. Come prevenire la menopausa? Nonostante la menopausa sia un passaggio naturale e obbligato con cui ogni donna nella propria vita si trova a confrontarsi, non sempre esso arriva in modo indolore. Dal momento che molte sono le modificazioni a cui l'organismo femminile va incontro con la menopausa, è bene preparare al meglio mente e corpo. Può essere l'occasione per prendersi più cura di se stesse, adottando stili di vita più sani. In particolare è importante ridurre l'apporto alimentare e aumentare l'attività fisica. È inoltre assolutamente consigliata la sospensione del fumo, per contrastare l'aumento del rischio cardiovascolare. Diagnosi. Per diagnosticare lo stato di menopausa è quasi sempre inutile effettuare test diagnostici. Infatti la fine dei cicli mestruali e l'eventuale comparsa di sintomi permette alle donne, senza l'ausilio del medico, di comprendere che sta iniziando questo periodo della vita. In alcuni casi, sarà invece il medico specialista a consigliare l'esecuzione di esami o procedure diagnostiche per definire meglio il quadro clinico. Trattamenti. La principale terapia della menopausa è quella ormonale sostitutiva, che consiste nella somministrazione di estrogeni, quasi sempre associati a un'adeguata dose di progestinici, in modo da riportare l'organismo a una situazione di equilibrio simile al periodo precedente alla menopausa, riducendo o azzerando gli eventuali sintomi. È compito dello specialista definire in quali casi sia utile barra o necessario intraprendere la terapia ormonale sostitutiva. Fonte. Informazioni rilevate dal sito humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.